a tutti e bentornati sul canale Nova Electric Studios. Oggi continueremo, sarà un doppio appuntamento oggi perché è uscito, come abbiamo visto, il video scorso e adesso facciamo subito il seguito. Quindi, cuffia per sentire The Song of Minecraft. Inoltre, mi scuso se vedete nei video delle bande nere. Ma finché ho questo monitor che non mi permette di avere una risoluzione alta e devo mantenerle, poi appena ho un monitor di quelli 16 noni, sistemerò tutte le impostazioni. Non posso sistemarle adesso perché sennò mi viene tagliato a metà il monitor e non riesco a registrare. Cominciamo e vediamo cosa è successo, tutte le novità. Apro la cesta. Allora, come vedete, ho scavato un po', non c'è tutto il materiale perché cosa è successo? Stavo scavando e non ho visto la pozza di lava e ci sono finito dentro, quindi stacchi e stacchi di pietre di materiale è andato perso, purtroppo, però ho trovato un bel po' di carbone quando ho finito, ho trovato uno scheletro che mi ha dato un arco e basta, piazziamo giù questa cesta e basta, facciamola finita. Allora, una cosa, come vedete là c'è un tunnel che va grandissimo, qua c'è del ferro e del tunnel che va in. Allora, quello che volevo farvi vedere è che ecco, sono caduto. Ho scavato e ho trovato parecchi diamanti comunque, cioè, ce ne sono per esempio 4 qui, poi andando avanti abbiamo della redstone che ci servirà, qui abbiamo della redstone, qui abbiamo la lava dove sono morto, qui abbiamo dei diamanti peraltro, cioè io sono morto qua e di qua c'era il diamante, non so se ce n'è altri sotto, spero di sì e vedremo come fare a prenderli. Poi, se scaviamo ancora, qui abbiamo 1, 2, 3, 4, 4, 8 diamanti. Poi se andiamo avanti qua abbiamo del carbone e qui avanti, aspettate, c'è una grotta da qualche parte, qui abbiamo un bel po' di lapislazzo che ci serviranno per fare parecchi incantamenti. Qui vicino ci deve essere pure una bella grotta, perché sento lava, sento un po' di tutto, cioè brutti rumori. Qua sopra di noi, come avete visto, è appena caduta, qua è caduta una goccia, c'è dell'acqua. Ok, saluto tanto anche i Carter Boys che ho appena finito di commentare un loro video, quindi non posso più, oddio, che succede? Incastrato, ok. E qua avanti ci sono altri diamanti. Aspettate, qua c'era dove c'era il ferro. E ho deciso la farm di alghe la farò qua sopra. Devo farla qua sopra in modo che comunque è abbastanza comoda da raggiungere. Poi era esploso un creeper. Dettagli. Quella là, come abbiamo visto, è la farm di pesca dove ho pescato una canna da pesca con non c'è ripristino, ma c'è fortuna del mare e altri incantamenti. Ho dimenticato il secchio, cavoli. Vabbè, facendo una fornace, cuociamo un po' di ferro, tanto ce l'abbiamo, quindi abbiamo abbastanza pietra e legno per fare una crafting table. L'ennesima crafting table, piazzarla, furnace, uno, due, tre, andiamo a cuocere, carbone, buono. Bello,
Allora, iniziamo a prendere i nostri cari, amati, bellissimi minerali di redstone. Poi ci prendiamo il altro ferro. Richiudiamo qua. Vediamo quanti sono. Spero di non trovare appunto gravel, acqua, lava del genere. Basta. Piazziamo. Ok, vediamo i primissimi diamanti. Progresso diamanti, siamo a 2, 3, 3, 4. Occhio alla lava, fantastico. Aspettate, controlliamo che non ci sia lava. Zonzo. Non sembrerebbe. 2, 3, 4. Li tengo nascosti perché voglio vedere il finale, quanti sono in totale. C'è l'altra redstone, anche qua vediamo tutto alla fine. Allora, qui non so come sia, sinceramente. Due, siamo a due. Sono solo due. Aspettate, lì è chiuso. Prendiamo questo così almeno casomai non lo perdiamo. Occhio a non cadere nella lava. Oh! Abbiamo perso un diamante. Noi non ci perdiamo d'animo perché qua ce ne sono altri che ci attendono. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando ci faremo piccone con fortuna diventeremo miliardari. Sento c'è un sacco di lava qua attorno tra le pareti, tutta quella roba lì. Quindi dove sta? C'è stato un rumore molto inquietante. Bene, ho finito i blocchi. Redstone, redstone, redstone. Carbone. Carbone si trova a stack proprio, cioè. Poi anche qui, quando avremo il seal touch anche metteremo a parte e poi faremo proprio le minate, quelle galattiche piene di roba. Ok, adesso qua davanti non ce n'erano più, ce n'erano di là.
6, 7 diamantucci per me. Uno, due, non mi piace questo rumore. No, buono. Prendiamo anche l'oro, il carbone lo lasciamo qua. Nel frattempo, ferro, un po' di ferro lo prendiamo. Due diamanti, siamo miliardari, ragazzi, ufficialmente. Ci portiamo a casa anche il ferro, un po' di cobblestone, un po' di carbone, cioè ci portiamo a casa tutto. Qui c'era il ferro che avevo cotto. Adesso vediamo se c'è notte fuori. Vado un attimo a minare un po' di ossidiana, che potrebbe essermi comodo. C'è notte, andiamo a minare un po' di ossidiana che può essermi utile per poter creare il portale del Nether. Per questo episodio è tutto, adesso farò un po' di roba off cam, prenderò il materiale per fare queste fornaci, creerò il vulcano, che così almeno al prossimo episodio andiamo via svelti, facciamo il portale del Nether e le due farm. Che è una cosa, io almeno una cosa è fatta. Salviamo questi 10 di ferro. Niente, abbiamo fatto, abbiamo preso l'ossidiana, abbiamo trovato 32 diamanti, un po' di materiale, abbiamo preso parecchia cosa in questo episodio. Sono contentissimo, siamo stravanti comunque per essere il terzo episodio, cioè non mi era mai capitato. Terzo episodio e abbiamo già tutte le idee chiare, tutto a posto. Qui adesso andrò a creare le varie stanze per le farm. Quell'idea del vulcano mi piace un sacco, veramente. Cioè, crea un isolotto con tutto, bellissimo, fantastico. Niente, quindi questo episodio è tutto. Io vi ricordo di attivare le notifiche con la campanellina, lasciare dei like, commentare il video se vi è piaciuto, condividere e iscrivervi al canale, condividere ai vostri amici, dirgli di iscriversi, di commentare, di lasciare dei like e basta. Io vi saluto e un sacco di acqua.